Cari amici, ho il piacere di intervistare finalmente un'altra donna, Silvia Tassino. Silvia Tassino è una soprano, vive a Torino e tiene regolarmente un blog seguitissimo su Instagram, dove spiega il mondo della lirica con cantanti lirici importanti e persone colte e preparate su questa materia, aiutando ad aprire questo mondo bellissimo a tanti profani che possono avvicinarsi e imparare qualche cosa. Oggi l'abbiamo intervistata per voi per il CIEB e faremo quattro domande, come nostro solito, sull'Antico Egitto. Prima domanda è: che cosa ne pensi dell'Antico Egitto e che emozioni o pensieri ti suscita il pensarlo? L'Antico Egitto è sempre stata una civiltà che mi ha affascinato tantissimo. Fin da quando ero piccola, che mi ricordo che studiavo alle elementari questa civiltà, ci facevano vedere le immagini di queste piramidi meravigliose. Di questi campi del Nilo, insomma, ha sempre, diciamo, suscitato in me un grande interesse e un grande fascino, a partire proprio dalla cultura, dalla loro profonda cultura in diverse arti, nella matematica, nella musica, nell'arte stessa, nei dipinti, nell'astronomia, nella medicina. Loro avevano, diciamo, curavano, diciamo, andavano proprio a trovare la causa, la radice delle malattie. Questo è un insegnamento enorme. Una cosa, forse la cosa che più mi ha affascinato e mi affascina tuttora è la cura che avevano per i morti e proprio il loro modo di vedere la morte. Per loro non era morte, ma era una seconda vita, era una nuova vita. Ecco, infatti loro poi mettevano nei sarcofagi tutti gli oggetti che secondo loro potevano servire al defunto per la loro vita. Quindi ecco, pensiamo a quanto vivevano con serenità e pace questo momento, non come un evento tragico, ma proprio come un evento da celebrare e da festeggiare. E questo è una cosa di cui noi occidentali abbiamo perso, ma che attraverso anche lo studio di questa civiltà possiamo recuperare sicuramente. E trovo questo una grandezza enorme. La musica, a giudicare dai reperti ritrovati, doveva avere per gli antichi egizi un ruolo molto importante, un legame trascendentale anche con la loro religione, un discorso importante, anche mistico. Allora vorrei chiedere a te che cosa rappresenta per te la musica e il canto e che legame hai con questo, con gli antichi. La musica per gli antichi egizi era qualcosa legata al trascendentale,
Io mi ci rivedo tantissimo in questo, perché quando mi chiedono definisci per te che cos'è la musica, che cos'è il canto, che cos'è la voce, per me è impossibile definirla, perché è un'esperienza talmente trascendentale, talmente superiore, che le parole sono molto terrene, non si riesce a spiegarlo, perché è una sensazione, è qualcosa veramente di intoccabile e anche inesprimibile, quindi è difficilissimo per me, soprattutto per me la voce, il canto, io poi sono una cantante lirica, quindi il canto lirico ha un'impostazione che ti porta un po', diciamo, ad arrivare ai limiti della tua voce, sia dal punto di vista dell'altezza tonale, che dal punto di vista timbrico, che dal punto di vista dell'intensità. Quindi quando si riesce a creare un bel suono, un determinato punto suono, si vanno a creare degli armonici che risuonano dentro di te, risuonano dentro il tuo corpo e ti fanno percepire, ti fanno vivere un'esperienza trascendentale, un'esperienza veramente indescrivibile. C'è tantissimo da imparare da loro e questo ne è un grande esempio.